Il primo cittadino di Giugliano l'ha attaccata sull'impianto di tritovagliatura e ha fatto fare una nota alla città metropolitana. Lei cosa pensa dal punto di vista politico? Una bella notizia, perché va a migliorare esattamente degli impianti vetusti, riduce il numero dei rifiuti in entrata, riduce enormemente fino ad eliminarli anche le situazioni maleodoranti che spesso sono vicino agli impianti, si riduce la tariffa, i cittadini pagheranno meno e luoghi in cui nel passato c'è stato molto via vai anche di mezzi che portavano rifiuti, questi saranno enormemente ridotti, e tanto è vero che nei finanziamenti che sono stati messi in campo dall'Unione Europea, dalla Regione Campania, dalla città metropolitana, si prevede la distribuzione ad esempio degli impianti di compostaggio un po' in tutti i territori, quindi non accadrà più quello che è accaduto nel passato, che esistono solamente 2, 3, 4 comuni che hanno dovuto fare per tutti. Quindi la nota tecnica credo che è stata utile perché ha spiegato, e poi comunque ogni decisione come sempre viene presa col territorio, quindi si è allarmato un po' troppo il sindaco di Giugliano, non c'era motivo, bastava fare una telefonata, noi avremmo come sempre coinvolto il territorio, non si fa mai nulla contro i sindaci, anzi come sindaco della città metropolitana ho dimostrato che a tutti i sindaci, anche quelli che ogni giorno mi insultano e mi attaccano, noi abbiamo dato risorse, abbiamo fatto decidere a loro che cosa fare per il territorio, esattamente diversamente di come fanno altri. Forse il sindaco di Giugliano è più propenso ad accogliere le richieste di un altro personaggio politico, appunto il presidente della regione Campania, come sulle Ecoballe. Spero di aver chiarito questo, perché ho molto a cuore più che il sindaco di Giugliano, il popolo, la popolazione di Giugliano, quindi per questo la ringrazio della domanda, così abbiamo chiarito.